volevamo vivere un po' lo spirito e la cultura napoletana. Io a Napoli non c'ero mai stata. Dalla cultura lì, che è molto diversa di quello che conosciamo a casa. La città proprio il gronda storia da tutti gli angoli. Perché le persone sono amichevoli, solari. È una bella città, si mangia bene e perché i napoletani sono meravigliosi. Chi mi mancava? Si lamentavano del traffico a Napoli, madonna, ma come... Ma a me sembra proprio non peggio di Copenaghen o qualsiasi altra città. Sporca ma meno sporca di quanto ti aspetti. Strana ma strana in senso positivo. Caotica ma meno caotica di quanto ti aspetti. È piena di contraddizioni, ma è una cosa bellissima. La città della contraddizione, cioè sono cose bellissime insieme a cose bruttissime. Da un certo punto di vista la rende unica al mondo, ma dall'altra è come avere un potenziale non utilizzato, non sfruttato. L'accoglienza della gente, fondamentalmente l'accoglienza della gente. Generosi, accoglienti, cordiali, ma troppo impulsivi a volte. Gente disposta a risponderti una domanda, a parlare con te. Mi stupisce il meglio. Io non cambierei nulla di Napoli. È l'idea di città d'Italia, la rappresenta in pieno. Sì, piacerebbe abitarci. Centro storico. Stavo pensando di consigliare a mia figlia se una città, se cerca una città, direi Napoli. Questi napoletani che sono veramente molto ospitali e sono estremamente innamorati della propria città, cosa che trasmettono ed è bellissimo per uno che arriva da fuori.